Oggi voglio mostrarvi il mio server multimediale. È un HP Pro Liant microserver della generazione 7 e ha a bordo un Athlon X2. Questo qui è l'N36L, ci sono altri due modelli, l'N40L e l'N54L. Qui abbiamo la parte frontale, questo qui è l'alloggiamento per i DVD, io ho aggiunto un altro hard disk, quattro porte USB. E questo è il suo interno, abbiamo i quattro alloggiamenti degli hard disk che sono tutti quanti estraibili. Ecco, non si possono estrarre quando è acceso, ma soltanto quando il server è spento. Come hard disk potete usare quello che volete, io ho anche un 10 TB Ironwolf e va benissimo. Qua sotto potete vedere la scheda madre. E ora vi faccio vedere la parte retro del mini PC. Questa è la parte retro, abbiamo la VGA, due porte USB e una di rete, una SATA esterna e poi abbiamo le due schede aggiuntive che ho aggiunto io, che sono una scheda di rete della Intel con due porte di rete gigabit e la scheda di gestione remota del microserver. Ora vi apro invitando questa vite e vediamo meglio la parte interna. Vi faccio vedere. Qui abbiamo un altro hard disk aggiuntivo e giù là sotto invece ho un hard disk, se si riesce a estrarre, comunque è un hard disk della Samsung SSD. Vediamo in dettaglio la scheda madre. Allora, come potete vedere, abbiamo il processore che è saldato sulla scheda madre, i due banchi di RAM, qua abbiamo l'alimentazione, qui abbiamo i due connettori per le porte USB frontali, abbiamo una porta SATA, quindi questa è la quinta porta SATA che abbiamo, questo qua è il connettore multi-SATA, praticamente viene utilizzato per andarsi a collegare a questo connettore qua che porta le quattro porte SATA degli slot. Per utilizzare il quinto slot vado ad utilizzare questa porta SATA qua aggiuntiva. Mentre per quanto riguarda l'SSD del sistema operativo vado a collegarmi con questa sesta porta SATA. Se non volete utilizzare un sesto hard disk per il sistema operativo potete utilizzare tranquillamente la porta USB che c'è saldata sulla scheda madre e installare un sistema operativo come FreeNAS o altri prodotti per poter utilizzare i dischi. Allora, ora vediamo nel dettaglio la scheda di rete aggiuntiva che è una Intel NC382T, ha due porte di rete gigabit. Vi farò vedere in un altro video come è possibile fare un LACP, praticamente un'aggregazione di link con una, due e tre porte di rete utilizzando uno switch gestito per aumentare la banda passante del microserver. La seconda scheda è questa qua ed è l'HP microserver per gestione remota in KVM. La funzionalità KVM viene utilizzata nei server Intel, ma anche nei server HP e di altri prodotti, per poter gestire da remoto il server in che modo? Attraverso SSH, oppure vi farò vedere con questa scheda qua che è possibile vedere il monitor come se fossi davanti allo schermo, ma da remoto, il monitor all'avvio del sistema prima del sistema operativo. Solitamente quando noi utilizziamo VNC per collegarci a un PC, VNC si avvia con il sistema operativo. Quindi se nel caso in cui dovesse succedere qualcosa che non parte dal sistema operativo, noi possiamo collegarci in remoto con questa scheda e vedere il PC all'avvio. Quindi possiamo entrare nel BIOS, modificare delle configurazioni, fare reset, start e stop del nostro microserver. Grazie e arrivederci al prossimo video.